Benvenuti alla settima lezione, che affronta un elemento particolare, se vi ricordate, della competenza comunicativa. Oltre alla competenza linguistica, c'erano una competenza extralinguistica, gesti, vestiti, distanze interpersonali, e una competenza socioculturale. Ecco, ci occupiamo di queste due caselle. E ce ne occupiamo parlando di due cose. Da un lato, della cultura che è legata a una lingua, cultura intesa nel senso di modo di vivere, di valori e così via, la cultura quotidiana. E secondo, i problemi di comunicazione interculturale che da 20 anni stanno emergendo come il maggior problema nella comunicazione mondiale. Maggior problema perché in apparenza la comunicazione è permessa dall'inglese come lingua franca. In realtà, anche parlando in inglese, la mente di un cinese rimane cinese, la mente di un americano rimane americana, la mente di un siciliano rimane siciliana. E questo è molto complesso. Ne parliamo con Fabio Caon, che abbiamo già conosciuto per la motivazione e le canzoni, che dirige il laboratorio di comunicazione interculturale, avete qua il sito, dove c'è anche una mappa della comunicazione interculturale nel mondo. Ne parliamo con lui chiedendo anzitutto che problemi dà la cultura e la civiltà, perché sono due nozioni diverse, che problemi danno proprio come elemento di cui tener conto nella comunicazione. Imparare una lingua vuol anche dire imparare una o più culture, perché la lingua è un prodotto della cultura, ovvero la lingua tiene in sé degli aspetti culturali. Facciamo un esempio: l'espressione ti porto a cena, che solitamente i maschi usano nei confronti delle ragazze, rivela un mondo valoriale per cui il maschio abbia un certo ruolo nei confronti della donna. Questo esempio solo per farci capire la complessità del fenomeno. Dovendo studiare la dimensione culturale di una lingua, noi possiamo aiutarci con due categorie. La prima categoria è quella di cultura, con la quale intendiamo sostanzialmente il modo di vivere di una popolazione. Modi di stare a tavola, orari in cui si sta a pranzo, il tipo di, diciamo, di convivialità che si può avere. L'altra categoria è invece quella della civiltà, ovvero dei valori che ogni cultura ha elaborato come fondanti. Ad esempio, se io posso in un'ottica culturale analizzare i diversi modi di fare colazione tra le diverse culture, quando mi interesso di civiltà, allora posso per esempio vedere le forme di governo, le forme politiche, i valori, cioè ad esempio il fatto che noi in Italia rifiutiamo, tanto per fare un esempio scolastico, l'uso della violenza come strumento di educazione. Quindi la bacchettata, che pur 30 anni fa, 40 anni fa noi ancora utilizzavamo, adesso è vietata per legge. Ci sono altri paesi in cui queste norme sono ancora considerate possibili e anche attuate, purtroppo. E quindi in questo caso lo scontro o la discussione si sposta in termini valoriali e quindi di civiltà. Come si può imparare la lingua e quindi la cultura di un popolo in modo efficace? Per esempio attraverso materiali autentici, cioè pubblicità, film, canzoni, materiali quindi pensati, diciamo, per la popolazione che si sta studiando, con una lingua pensata per quella popolazione e che implicitamente veicolano quegli aspetti culturali che a noi interessano. Occorre anche creare una, diciamo, griglia mentale che ci permetta di poi inserire tutte le informazioni che noi, vedendo questi articoli, leggendo giornali, vedendo le pubblicità, possiamo imparare, catalogare, dentro appunto ad una griglia mentale che ci permetta di costruirci la nostra personale competenza, competenza che poi va arricchita con il confronto con altre fonti, con altre persone. Vi faccio 3 esempi in questo senso. In un ristorante americano, anche se questo ristorante è vuoto, voi dovete aspettare tassativamente che venga qualcuno a prendervi e a portarvi al posto, cosa che per esempio in Italia non è così frequente e non è così comune. O il concetto di prima classe in un treno americano,
è estremamente differente rispetto al nostro. Certo che anche da noi ci sono delle ovvie differenze, ma la sproporzione tra una seconda classe americana e una prima classe americana è molto più ampia rispetto alla nostra. Terzo caso, prendere un taxi negli Stati Uniti, cosa che da noi ancora per molti suona come un'esperienza, diciamo, solo da usare in casi eccezionali, visti anche i prezzi che molto spesso ci sono per le tratte dei taxi, in realtà lì è un'esperienza molto più comune e frequente. E quindi la percezione che noi abbiamo di esperienze quotidiane cambia moltissimo. Capiamo bene allora che nel momento in cui ci incrociamo con altre culture, con altre persone, questi aspetti sono importanti per dare alla lingua una sua completezza e una sua maggior profondità. Cultura e civiltà vanno categorizzate, vanno inserite in blocchi per poter essere memorizzate, esattamente come abbiamo detto con il lessico, campi omogenei. Ma c'è un altro livello, abbiamo detto, quello della comunicazione interculturale, dove i problemi, accennavamo prima, è dato al software mentale che continua a restare quello di un cinese, di un brasiliano, di un americano, di un russo, anche se tutti usiamo una lingua comune. La cosa fondamentale è avere un modello in cui inserire le nostre scoperte. Vedremo poi con Caon come usare questo modello. Ma in realtà, per ricordarcele e per farci la nostra guida fai da te della comunicazione interculturale, come abbiamo fatto la grammatica fai da te per la morfologia e la sintassi, per far questo ci serve sapere che i punti critici sono tre. La lingua, che però dà pochissimi problemi interculturali, anche se prestiamo il massimo di attenzione. I linguaggi non verbali, cui non prestiamo attenzione, ma che sono il principale problema nella comunicazione interculturale, perché gesti possono significare cose diverse in due lingue. Un gesto neutro in Italia può essere offensivo in Marocco. E poi dei valori di fondo, il senso del tempo. Il tempo vuol dire anche il tempo del parlato, l'interruzione, cioè quando io mi approprio del tempo di un altro. In moltissime culture interrompere è come dare una sberla. Allora, alcuni valori, alcuni elementi non linguistici, alcuni elementi linguistici e poi le grammatiche dei singoli eventi. Una cena in Italia ha delle regole diverse da una cena in America, da una cena in Cina. Fabio Caon è il direttore del laboratorio di comunicazione interculturale, quindi a queste cose, a queste tematiche ha dedicato tutta la sua ricerca. La prima domanda che vogliamo fargli è: qual è in tutta la serie dei problemi della comunicazione interculturale l'area a maggior rischio? Sicuramente l'aspetto più problematico è quello legato al non verbale, cioè a quella dimensione gestuale, prossemica, cioè delle distanze, oggettuale, gli oggetti che noi mettiamo addosso o i vestiti che noi teniamo e che in realtà sono diversi da cultura a cultura. Faccio un esempio solo, il nostro gesto aspetta, così, è un gesto estremamente offensivo in Grecia. Equivale al nostro gesto dell'ombrello, oppure il che cosa vuoi in altre culture vuol chiedere, vuol essere una richiesta di avere pazienza, aspetta, quindi capite come questa cosa possa creare dei problemi. Allora, per studiare questa dimensione è importante vedere anche in questo caso dei film, dei materiali autentici, oppure se volete una cosa più mirata potete andare nel sito nostro dell'LabCom, Laboratorio di Comunicazione Interculturale Didattica, e vedere i nostri materiali gratuitamente disponibili, o ancora andare su YouTube, mettere Fabio Caon gesti e troverete appunto un mio lavoro, anch'esso disponibile gratuitamente, sui gesti italiani. Sì, c'è anche una mappa interculturale, se non sbaglio, per i vari paesi, certo, in cui chiedendo gesti, valori e così via, nei vari paesi vengono fuori i punti di contatto o certo, di differenza. La mappa è nel sito appunto, e in questo caso allora all'interno di ogni paese che è presente in questa mappa si mostrano appunto questi aspetti non verbali. Ma una volta che uno ha osservato attraverso una mappa o nel video col dizionario dei gesti, uno ha osservato che esistono delle differenze di valori, di uso della lingua e così via,
Nella realtà poi della comunicazione, nel momento in cui siamo lì e stiamo comunicando e ci possono essere problemi interculturali o ci sono cose che non capiamo, che abilità bisogna sviluppare? Noi parlando di competenza comunicativa abbiamo visto che ci sono le abilità linguistiche, parlare, scrivere, leggere, dialogare, tradurre, eccetera. Ma nella competenza comunicativa interculturale che abilità specifiche ci sono? Allora, abbiamo delle abilità che appunto definiamo interculturali e che sono sostanzialmente quelle di essere capaci di, per esempio, sospendere il giudizio. Noi vediamo una situazione diversa da quella a cui siamo abituati e tendiamo a giudicare immediatamente. Quindi, non lo so, dei giapponesi stiamo parlando e non ci guardano e pensiamo che siano maleducati o si stanno annoiando. In realtà i comportamenti dipendono anche da regole culturali. In questo caso può essere che i giapponesi, per esempio, ci stiano manifestando attenzione e rispetto. Allora, sospendere il giudizio, empatizzare, cioè cercare di entrare nei panni degli altri, relativizzare il proprio punto di vista, cioè avere consapevolezza che il nostro sguardo sul mondo è il nostro sguardo, ma non è la verità. Tutte queste abilità, esercitare l'ascolto attivo, quindi ascoltare l'altro senza appunto avere questa urgenza di categorizzarlo o giudicarlo, ci possono aiutare a poter poi avere un contatto più diretto e migliore con gli altri. Quindi il giudice che c'è in noi e che decide mi ha offeso, mi ha trattato male, è un cafone, deve aspettare. Perché è un giudice culturale. Ho fatto questo gesto. Esatto. Tanto in Grecia. Alcune culture in Marocco avrei dovuto dire che deve aspettare. È un labirinto. È un labirinto, però è un labirinto interessante, soprattutto appunto perché ci educa a migliorare. In realtà il contatto con gli altri, quindi imparare le lingue, le culture, è imparare molto più su di noi. Ne avevamo già parlato, quindi parlando della grammatica, l'autonomia di cui ci ha parlato anche Marcella Menegale diventa la chiave. Non è possibile dare un manuale di comunicazione interculturale perché tutto cambia troppo in fretta, le combinazioni possibili sono troppe. L'unica cosa è imparare a osservare software mentali, linguaggi non verbali, lingua, eventi, cioè questi contenitori di punti critici, e poi utilizzando la griglia che in Word, quindi copiabile e utilizzabile da tutti, trovati sul sito Labcom, utilizzare quella griglia per farvi l'indice del vostro manuale che andrà avanti lifelong, come si dice oggi, per tutta la vita, integrandolo attraverso film, conversazioni, aneddoti, esperienze, errori, racconti. Un'ultima questione, si può valutare la competenza culturale e quella interculturale? Parleremo della valutazione nella prossima lezione, ma facciamo un anticipo chiedendolo al nostro esperto che è Graziano Serragiotto. Io mi posso rendere conto quanto questa mia sensibilità è presente o meno quando guardo dei film, vedo delle situazioni, eccetera, e se man mano cresce. Però sicuramente non può essere, diciamo, misurata, nel senso metricamente, diciamo, pensando a uno strumento che la possa misurare. Quindi posso vedere semplicemente se ci sia o non ci sia e se io abbia questa percezione, quindi anche come autovalutazione, nel momento che mi trovo davanti a delle situazioni. In sintesi, noi abbiamo parlato di cultura, non si può comunicare se non si ha anche una competenza culturale, che mi dice che in un ristorante americano, anche se vuoto, devo aspettare che vengano a dirmi dove andarmi a sedere. Abbiamo parlato di civiltà, che sono i valori alti dei modelli culturali, sono quelli che creano l'identità. Io sono italiano perché ho questi valori che mi distinguono da. Mettere a confronto i nostri valori con quelli di altre civiltà può essere utile per farci sentire orgogliosi, ma in alcuni casi può anche essere utile per chiederci se non sia il caso di appropriarci di modelli altrui. Poi abbiamo parlato del problema della comunicazione interculturale, un problema che non è risolvibile se non ciascuno per sé, rientrando a casa e registrando ciò che ha visto di particolare.
E alla fine abbiamo detto che esiste una guida in Word che già vi dà l'indice e che trovate nel sito LAPCOM che potete raggiungere con questa stringa. Grazie a tutti per aver seguito anche la lezione 7. A questo punto siamo molto vicini alla meta.